Dalla ricerca che avete presentato poco fa lo abbiamo visto, quest'anno il nostro paese sconta il peso di ben 5 anni di crisi, una crisi iniziata nel 2008, culminata negli ultimi anni con un boom proprio quest'anno. Insomma, Centromarca, di cui lei è presidente, Luigi Bordoni, qual è la situazione secondo il suo osservatorio dei principali settori dell'industria di marca nel nostro paese? Scontiamo non soltanto la crisi degli anni passati, ma scontiamo i decenni passati che sono stati gestiti in modo tale da mettere il paese sull'orlo del precipizio con un impiego veramente improprio delle risorse pubbliche, sicuramente in modo improduttivo. I dati sono molto preoccupanti. Se partiamo dai mercati dei prodotti primari, quelli assolutamente indispensabili, abbiamo l'alimentare, beni per la casa e per la persona, per le bevande, eccetera, siamo intorno a meno 4-5%. Per l'abbigliamento meno 8, pasti e consumi fuori casa ancora al meno 5, i beni durevoli che sono elettrodomestici, arredo casa fino all'automobile tra il 10 e il 20%. Quindi sono dati che dicono che siamo di fronte a uno sbilancio della famiglia e a uno sbilancio anche per le imprese. A questo calo generalizzato l'industria di marca come reagisce? L'industria di marca ha due leve fondamentali che sono la comunicazione, quindi la pubblicità, e l'innovazione. Evidentemente se i mercati sono stagnanti o recessivi come in questo caso, le risorse per queste leve, che sono molto costose, evidentemente vengono meno. Lei quindi mi dirà, ma allora si crea una spirale perversa, un circolo vizioso, esattamente quello in cui siamo. Lei mi conferma che la comunicazione resta fondamentale per ricordare ai consumatori il valore di una marca. Dal vostro osservatorio è ancora forte il valore delle marche, quindi anche in tempi di crisi le persone privilegiano le marche rispetto per esempio alle private label, o la situazione è così negativa? Una contrazione delle spese sulle leve che dicevo, appunto comunicazione e innovazione, può essere solo temporanea e non si può prolungare più di tanto. Noi ci auguriamo vivamente che ci sia una svolta nella politica della domanda in questo Paese che ci consenta di riprendere fiato e di rilanciare queste leve. Detto questo, il consumatore italiano continua a essere, rispetto ai Paesi con cui ci confrontiamo, particolarmente legato al prodotto di qualità, quindi al prodotto di marca, sta riducendo magari le quantità, sta diventando più sobrio, elimina gli sprechi, ma non rinuncia alla qualità, soprattutto nell'alimentazione e nei beni, diciamo, di più frequente utilizzo. Le marche private sono solo il 17%, che è circa la metà di quello che succede negli altri paesi. La quota di mercato della marca è intorno al 70% ed è di gran lunga la più elevata fra tutti i paesi industrializzati, non solo quindi Europa ma anche direi gli altri paesi avanzati nel mondo, e questo conferma quello che dicevo prima della esigenza, il fatto che siamo dei consumatori esigenti. Quindi noi abbiamo 70% per la marca, grande marca industriale, diciamo, 17% private label e poi il resto sono o piccole marche locali o prodotti unbranded, così che. Insomma, dal 2013 intravedete una ripresa, seppur lieve, del mercato e quindi dei consumi? A questo proposito non c'è una posizione univoca degli operatori. Teniamo presente che in questo momento abbiamo una fascia di aziende che sono in sofferenza e invece abbiamo anche una consistente drappello di imprese che riescono comunque a crescere perché magari esportano, perché riescono a fare innovazione, quindi la situazione è abbastanza variegata. Direi che sarebbe improprio dire in questo momento che non ci sono prospettive di ripresa o che si prospetta una ripresa abbastanza generalizzata. È una situazione a macchia di leopardo e così resterà probabilmente anche per il prossimo anno. Nel suo discorso poco fa ha fatto presente come sia necessario una sorta di piano di guerra delle istituzioni verso tutte quelle risorse che vengono sottratte al Paese in seguito a sprechi, inefficienze e a privilegi, risorse che potrebbero essere invece ridistribuite per allentare l'impatto della crisi sulle famiglie. Allora,
Allora, dicevo prima che serve un piano di guerra assolutamente spietata del governo, quindi delle istituzioni, nei confronti di quelli che sono dei veri e propri fiumi di risorse che vengono disperse, che vengono sottratte al Paese. E abbiamo citato, anche insieme al direttore di Famiglia Cristiana, le inefficienze, gli sprechi, la corruzione, gli atteggiamenti o i comportamenti criminosi e, io ho aggiunto, i privilegi. Quando parliamo di privilegi parliamo per esempio delle posizioni monopolistiche, oligopolistiche, dei servizi, dei trasporti, dell'energia, le liberalizzazioni di cui va dato merito al governo Monti, sono state però insufficienti e vanno assolutamente riprese, vanno assolutamente potenziate, perché questo comporta che il potere di acquisto delle famiglie viene diminuito dal fatto che ci sono indebiti rincari di servizi fra l'altro essenziali, perché quando parliamo di trasporti, di energia eccetera, sono servizi assolutamente essenziali, e qui ancora non c'è una sufficiente concorrenza che consenta di contenere i costi. E riassumevo tutto questo in tre dati che riguardano l'ultimo decennio, quindi un periodo abbastanza consistente per dare l'idea delle cose: inflazione al 14-15%, beni di largo consumo, quello che andiamo a comprare al supermercato 6-7%, e poi dopo abbiamo invece servizi come quelli che citavo prima che sono al 20-30% fino al 50% in alcuni casi, quindi 2-3 volte l'inflazione. Quindi bisogna assolutamente intervenire, perché questa è una sottrazione indebita e pesante di potere d'acquisto delle famiglie. Quali le iniziative in cantiere da parte di Centromarca per il rilancio della domanda? Stiamo studiando, programmando con la distribuzione moderna iniziative che possono così generare delle proposte. A questo punto ci mettiamo in campo il più possibile per elaborare proposte che possono andare proprio in direzione di promuovere uno sviluppo della domanda, che è la premessa per la crescita del Paese. Abbiamo detto più volte che finché non ripartono i consumi, che fanno riferimento al più ampio settore produttivo economico del Paese, non può esserci una ripresa per l'economia nel suo complesso.